carta carbone e da Violante Vivora. 21 marzo 2021, giornata mondiale della poesia. Che bello, sono emozionata. Grazie a Violante Vivora per questa lettera e grazie a Carta Carbone per questo invito. Cara Anna, ho il piacere di scriverti questa lettera nella giornata mondiale della poesia. Un momento quindi che ho deciso di dedicare alla scrittura pensando a te e a noi. Adotto questa modalità di comunicazione perché nella giornata mondiale della poesia nulla è più poetico di una lettera scritta a mano. Onorare la poesia compiendola e parlando di essa. Meglio di così? Sono d'accordo. Quando scrivi poesia in dialetto, parti da immagini precise? Oppure la lingua stessa, appresa dalla parte materna della tua famiglia, a portarti ad esprimere e ad evocare le tue visioni poetiche? Devo dirti, Violante, che quando scrivo in dialetto veneto, non è mai una scelta, ma l'unica possibilità che ho in quel momento preciso di esprimere un certo stato d'animo, una visione, un'immagine appunto. Quindi è vero, le immagini e la lingua si intersecano, però è la potenza della lingua che sola è capace di tradurre il sentimento, la visione in testo scritto, in poesia. Del resto la poesia in dialetto è talmente pura ed è quella che abbiamo appreso, almeno nel mio caso, fin dalla più tenera età e quindi quella più adatta a farsi poesia, come direbbe Pasolini. Da quando ti conosco mi ha sempre colpito un aspetto di te, e cioè la tua capacità di farti corpo poetico con la voce, gli sguardi e i gesti. Allora ti chiedo, come è avvenuto il tuo incontro con la poesia e quali autori ti hanno rivelato ad essa? Intanto ti ringrazio per queste parole che dici. E sì, io ci provo con gli sguardi, con i gesti, soprattutto con la voce, a dare senso e verso a questo corpo poetico che riconosciamo ogni qualvolta percepiamo in noi un ritmo. E tutto è ritmo, e quindi tutto è poesia. Poi mi chiedi di fare riferimento agli autori e com'è difficile scegliere un autore o qualche autore in particolare. Però accolgo il tuo invito e ne cito due. Dopo naturalmente avere incontrato come tanti di noi la poesia sui banchi di scuola, ma anche a casa per certi versi, perché sia mia madre che mio padre mi recitavano delle poesie nella loro lingua. Ecco, dopo un percorso tra tanti poeti, un percorso scolastico, negli anni Ottanta ho conosciuto la poesia di Miguel Hernández ed è un poeta che io ho amato molto, poeta spagnolo, che mi ha insegnato, insieme a tanti altri autori naturalmente della storia della letteratura, però il grande valore della poesia civile, la capacità di esprimere la propria libertà intellettuale e non solo, anche da dentro un carcere. E quindi lo scelgo per ragioni anche affettive, diciamo così. Però c'è un'autrice che ho amato molto, è un'autrice che amo molto tuttora, anche se purtroppo non c'è più, ed è Luisa Zille, un'autrice che, una poetessa, una musicologa, che ha saputo esprimere poesia in dialetto, nel dialetto veneto, ma anche in italiano, con inserzioni anche di lingua inglese. E ha saputo scrivere dei versi meravigliosi evocando
immagini reali o di sogno, molto suggestive. Invito tutti a conoscerla un po' più da vicino. E colgo anche l'occasione per citare una frase che Andrea Zanzotto nella prefazione di questo libro dice a proposito della poesia dialettale, e cioè che essa è farmacon per l'animo umano. Del resto la poesia è farmacon. Infine mi chiedi, Violante, la tua ultima pubblicazione risale a molti anni fa, eh sì. Oltre alle tue performance poetiche, potremmo vedere prossimamente una tua nuova raccolta di poesie? Non so rispondere a questa domanda. È vero sì che in questi ultimi anni ho dato più spazio alla parola pronunciata che a quella scritta e alla condivisione delle poesie attraverso anche gruppi e laboratori. E chissà però, diamo tempo al tempo, non è detto. Spero di ricevere presto tue notizie, ma soprattutto di rivederti. Nel frattempo rivivo i nostri momenti passati insieme, come quelli vissuti con carta carbone, e ti mando un caloroso abbraccio. Violante. Grazie ancora, Violante. E grazie per l'invito anche a leggere qualche mia poesia. Quindi leggo, una poesia in dialetto naturalmente. Questa si intitola Inverno, è apparsa qualche settimana fa in un profilo social. Inverno, canto degli ultimi giorni. Inverno, che te me chiami, pian, a voce bassa, spetame, che rivo, sì, non aver paura, che rivo. Dammi il tempo, te priego, de farmi basare ancora una scintinetta dal sole e caressare un fia dalla brumestega. Spetame, inverno mio, non aver paura, che rivo, sì. Ma non sta a pensar de mi, adesso. Desmentega te il mio nome. Ho ancora voglia di sogar in cultivo, in mezzo ai fiori. E poi, allora, leggiamo questa poesia dedicata alla voce. Voce, passo scalzo dell'anima, vibrazione poetica dell'umana essenza. Qui, nell'umile gesto di una preghiera in forma di lauda, protesa all'infinito, di là del tempo, oltre il dolore, oltre la soglia, nel sacro respiro delle vocali. Buona giornata della poesia a tutti. Grazie.